Bella regà, benvenuti in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Ragazzi, oggi unboxing, finalmente il Savix ha deciso di cambiare tastiera. Però secondo me, non ti dico che andiamo da male in peggio, ma cambia poco. Purtroppo non siamo ricchi ragazzi, 3000 iscritti non si guadagna niente. Però noi cerchiamo di fare il più possibile e divertirci mentre portiamo contenuti. Quello è l'importante. Quindi il Savix fino adesso è sempre stato con 9 euro ragazzi di tastiera dei cinesi. Allora ho detto forse è meglio fare un piccolo upgrade. Anche perché sinceramente col fatto che io ho un problema con questo occhio ragazzi, farò un video forse a riguardo, vi farò capire com'è la mia vista col problema che ho in questo occhio. Ho deciso comunque di cambiare tastiera e mouse. Allora, quindi questa possiamo buttarla via e prendiamo ragazzi la tastiera. Allora, la tastiera si trova in questo pacco, ragazzi. Io l'ho già aperto perché sono stronzo, volevo vedere, ero troppo curioso. Comunque sì, unboxing si presenta in questa maniera, c'è scritto fragile. Io ho il solito cutterino. Apriamo la tastiera e si presenta con questo, ragazzi, che è vuoto, fantastico, non so cosa serve, via. Si danno, ragazzi, il tappetino Game Mouse Mat della Queen, raga, la marca conosciutissima, non è vero, sto scherzando. Comunque sia, ho speso poco ragazzi per questo kit di mouse e tastiera. Vi lascio il link in descrizione di Amazon per comprarvelo, se volete comprarvelo. Intanto lo proviamo e vediamo un pochettino com'è. Questo è il tappetino ragazzi, carino, sembra una tovaglietta. Però nel senso, se non ce l'avete ve lo regalano, va bene. Il mouse ragazzi si presenta così. Allora, questo è il mouse spento. Ok ragazzi, è una cinesata pazzesca secondo me. Però la plastica, raga, non mi sembra neanche così di brutta fattura, sincero. Cioè nel senso, devo provarlo. Poi magari faccio così, drifta fino a dopodomani, eh. Ora vediamo. Sacchettino, ovviamente c'era il mouse dentro, ma noi se ne frega niente. E andiamo a prendere la tastiera, ragazzi. La tastiera. Ragazzi, togliamo la scatola che ormai anche lei non ci serve più. E allora, la tastiera, e ve la faccio vedere. La tastiera è questa, ragazzi, ok? Dicono che c'è scritto, cioè, c'è scritto che è impermeabile. Non ne ho idea, raga. Non lo starò a provare, sinceramente. Allora, vediamo com'è la confidenza qua. Avanti, indietro, avanti, indietro. Freccia, minchia raga, con questa qua si gioca bene. Cioè nel senso, è meccanica, dovrebbe essere meccanica. C'era scritto meccanico, però non credo sia meccanica ragazzi. Stacchiamo control. Raga, non è meccanica, ve lo dico già. C'ho il tastino in mano. Dicono che è meccanica, ma poi alla fine non è meccanica. Quindi primo scam. Però vedremo, non per forza deve fare schifo. Allora, l'attacchiamo, ragazzi. Qua. Abbiamo anche il mouse, ragazzi. C'ho già due mouse attaccati a sto computer. Il terzo, perché no? Allora, il mouse. Io qua. Si accende un cazzo. Il mouse si è acceso, raga. Il mouse si è acceso. Allora, il mouse acceso è così. Speriamo che si possa spegnere. Perché se no, cioè, boh, vedremo. Allora, la rotellina del mouse. Oh, raga, il mouse è veramente, c'è una risposta ottima, almeno così sembra. Allora, la tastiera non ho capito come si faccia. Allora, la tastiera scrive, raga, ma non si accende. E anche un buon ci sta. Però peccato che non è meccanica. Trovato! Era semplicissimo. C'era il simbolino, ragazzi. Allora, se comprate sta tastiera, schiacciate questo tasto e si accende la tastiera, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Qua, ragazzi, interrompo il video per informarvi che questa tastiera fa veramente schifo alla Waller, ragazzi. Non comprate questa tastiera dopo un quarto d'ora che l'ho attaccata e l'ho provata. Gli RGB non andavano più e il tasto destro del mouse si è partito. Quindi, ragazzi, nonostante ciò sono andato avanti nel video. Ho comprato una webcam economica
E il risultato è stato questo, ragazzi, che appena ho messo la webcam mi sono dimenticato di selezionare l'audio. Quindi, ragazzi, da qua in poi l'audio non sarà più del microfono, ma del microfono della webcam. Però, ragazzi, sono rimasto anche abbastanza sorpreso di questa webcam. Adesso invece parliamo di un'altra cosa. Siccome io voglio buttare via i soldi, ragazzi, ho provato a comprare una webcam che c'è scritto su Amazon che è HD, full HD, raga, e vediamo un po' com'è. Allora, il prezzo mi pare che era intorno ai 30 euro, niente di speciale. Abbiamo all'interno della scatoletta, che si presenta così, ragazzi, la scatoletta del cazzo, il treppiedi, che questo treppiedi, raga, potrebbe venirci comodo non solo per quello. Può essere comodo per altre cose, altre aggiggini con lo stesso attacco. Quindi, ragazzi, questa è la telecamera in questa maniera. Abbiamo anche lo sportellino qua, questo si sposta, non so se riuscite a vederlo, ragazzi, per coprire praticamente l'obiettivo in modo tale da non farci spiare quando non la usiamo. Dovrebbe avere il LED attorno per avere una miglior luce, ragazzi, e quindi non resta altro che provarla. La colleghiamo con OBS e questa ve la posso far vedere immediatamente come si vede. Ora, ragazzi, io sto usando il mio telefono, quindi andremo a vedere la differenza tra il telefono e questa webcam. Allora, ragazzi, così ecco la solita che uso sempre con il telefono. Se vi serve questa app, non esitate a contattarmi, ragazzi, ve la consiglio. Non la sponsorizzo, quindi è un consiglio personale, contattatemi in privato. Quindi, raga, questa invece è la fotocamera che ho appena comprato. Ragazzi, diciamo la verità che per 30 cazzo di euro va benissimo. Cioè, guardate bene, si vede bene, non ha cali. Ovviamente fa quell'effetto neve, ragazzi, perché costa 30 euro, non l'ho neanche settata. L'ho presa e l'ho messa lì, l'ho trecciata al punto giusto, ragazzi, per stare dentro l'overlay e basta. Vi faccio rivedere invece con il telefono, ragazzi. Così, raga, è con il telefono, ok? Il telefono ha tutta un'altra risoluzione. Però, siccome è wifi, vedete che c'è un piccolo delay anche nel parlare, e se muovo veloce, non lo so, non mi convinceva bene la cosa. Poi anche se qualcuno mi chiama, non, cioè, che cazzo faccio? Mi verrebbe un casino. Quindi ho optato per questa soluzione provvisoria, ragazzi. Vi faccio rivedere la webcam che ho appena comprato. Questa è la webcam che ho appena comprato, ragazzi. Devo un attimo sistemarla, devo un attimo capire come cazzo farla andare bene. Ma secondo me ci può stare. Qua c'è la luminosità, ragazzi. Già, vedete che se l'abbasso, forse è ancora meglio così. Sto per morire. Se me la gioco con le luci, regà, da me, già vedete che così è tutta un'altra cosa. Quindi, questo qua secondo me è un buon acquisto qualità-prezzo. Ditemi cosa ne pensate. E niente, ragazzi, non resterà altro che partire con le live su Twitch. Bella, regà, alla prossima. Link in descrizione di tutti quanti gli oggetti. Sbada bam.